Ciao ragazzi e bentornati nel nostro canale o benvenuti se siete ancora nuovi. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. Vi chiediamo quindi di supportarci lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Vi ricordiamo che potete ascoltare le nostre storie anche sul podcast di Finestra Segreta, disponibile su Spotify e Amazon Music. Un uomo di nome Keith Hunter Jesperson si ferma in un bar dopo aver percorso molti chilometri con il suo camion. Lì incontra una ragazza che le si getta tra le braccia nonostante non si fossero mai visti prima di quel momento. Il suo nome è Tonya Bennett, ha 23 anni e quella domenica comunica alla sorella maggiore che sarebbe uscita per andare a casa di un amico. Si reca invece in quel bar e mentre se ne sta andando, infuriata perché il ristorante è chiuso, Keith le propone di andare a mangiare insieme da qualche parte. Quella è l'ultima volta che Tonya è stata vista viva. Il suo corpo viene ritrovato in mezzo al bosco che costeggiava la strada del ristorante, esattamente a 2 chilometri dal monumento Crown Point. Attorno al collo un cappio e il volto è tumefatto. Una parte dei jeans è stata tagliata, ma anche il pezzo della cerniera. Nessun documento d'identità. Le autorità hanno diffuso sui notiziari i vestiti della ragazza in cerca di informazioni. La sorella di Tonya li riconosce immediatamente e contatta la polizia di Portland per identificarla. Dopo 2 settimane dal ritrovamento di Tonya, lo sceriffo di Portland riceve una telefonata anonima da parte di una donna di nome Laverne. Gli comunica che il suo compagno, John Sosnowski, è forse il responsabile della morte della ragazza. Durante l'interrogatorio, Laverne fornisce maggiori dettagli. Quella domenica sera, John l'aveva chiamata per chiedergli di andarlo a prendere in un locale notturno. Una volta arrivata al parcheggio, vide John con una ragazza stesa a terra. Tutti e tre salirono in auto e si diressero verso Crown Point. Dopo aver parcheggiato, John trascinò Tonya fuori dalla vettura, prese una corda al bagagliaio e gliela mise attorno al collo. Approfittò del suo corpo ormai inerme e tornò di nuovo indietro a chiamare Laverne per fargli vedere cosa aveva appena fatto. Vengono entrambi arrestati e processati per l'omicidio di Tonya, anche se John continua a sostenersi innocente e soprattutto completamente estraneo ai fatti. Il caso sembra già essere stato risolto, ma poco tempo dopo, in alcuni bagni delle aree di sosta lungo l'interstatale, vengono trovate delle scritte dove il responsabile di quell'atto si autodenuncia. A prova di quanto appena scritto, continua comunicando che ancora i bottoni di jeans che la ragazza indossava quella sera. Non viene però considerata come prova, dato che è impossibile ricondurre quella scritta al colpevole. Presso la sede del giornale The Oregonian arriva una lettera strana che cattura l'attenzione di tutti. Il mittente dichiara di aver picchiato, ucciso e abusato di Tonya Bennett nel 1990 e si firma con il disegno di una faccina felice, il cosiddetto smile. Incuriositi dalla lettera e non potendo mettersi in contatto con la persona che l'aveva scritta, decidono di pubblicarla parzialmente all'interno di un articolo chiamato The Happy Face Killer. Non appena l'articolo viene reso pubblico, si scatena il putiferio. 2 detective di Portland si recano immediatamente nella sede del giornale dicendogli che si tratta di una presa in giro. Pensano che sicuramente Laverne o John hanno fatto scrivere la lettera da qualcuno di loro conoscenza così da depistare le indagini e farsi scagionare. Ma le lettere non accendono a fermarsi, e ne arrivano molte altre. Una di queste arriva anche all'ufficio dello sceriffo. Il mittente descrive anche se stesso e la sua vita. È stato sposato, ha dei figli ed è divorziato da 8 anni. L'ex moglie Rose viene descritta come una donna e mamma dolce, brava e premurosa. Anche lui si descrive come una brava persona, un buon padre di famiglia e un gran lavoratore. Di origini canadese, lavora come camionista e si sfoga lamentandosi dell'impossibilità di mantenere relazioni con quel tipo di lavoro, spostandosi sempre da un posto all'altro. Una chiamata allerta l'ufficio dello sceriffo del ritrovamento di un corpo di una donna nuda poco distante dalla strada statale 14,
una strada non molto trafficata. Le autorità arrivano sul luogo segnalato, isolano l'area ed iniziano ad analizzarne il corpo. È sprovvisto di documenti d'identità, completamente nudo e prono. Sulla guancia ci sono dei segni molto marcati di nastro adesivo. Nessuna alterazione derivata dalla decomposizione indica che non è da molto tempo che si trova lì. La vittima viene portata immediatamente all'obitorio per essere sottoposta ad autopsia e per identificarla. La donna si chiama Julie Winningham, di 41 anni, ed era stata arrestata 2 settimane prima per guida in stato di ebbrezza. Il volto presenta diversi lividi sulle guance e i detective sono convinti che non sia stata uccisa nel luogo dove è stata ritrovata. L'autopsia ha rilevato che la causa del decesso è avvenuta per strangolamento e che aveva avuto in precedenza un rapporto intimo. Gli amici di Julie raccontano che la donna si stava frequentando con un uomo conosciuto da qualche mese e che la loro relazione era talmente seria che stavano pensando di sposarsi. Un'amica di Julie, nello specifico, lo aveva conosciuto dopo aver comprato una macchina dalla donna. Nell'atto di vendita aveva firmato anche il suo compagno invece di testimone. L'uomo si chiama Keith Hunter Jesperson. L'uomo però sparì dalla circolazione senza un valido motivo, lasciando la donna devastata dal dolore. Di lui i detective sanno solamente il nome, che è alto poco più di 2 metri e che per lavoro guida un camion di colore blu scuro. Risalgono all'azienda di trasporti dove Kit è dipendente e gli comunicano che si sta dirigendo nel New Mexico per una consegna. Viene intercettato la detective nell'area di scarico prestabilita e lo portano in centrale per un interrogatorio. Kit ammette di conoscere Julie, di aver avuto una relazione con lei, ma che non era ancora pronto a sposarsi di nuovo. Gli dice che la sera di quel mercoledì si era recato nel parcheggio accanto ad un locale dove aveva appuntamento con Julie, ma lei non c'era. Ha atteso un po' e, non vedendola ancora arrivare, si mise a dormire sul camion. Viene svegliato circa un'ora dopo proprio dalla donna, che apre la portiera dal lato passeggero. Era arrabbiata con lui perché Kit l'aveva costretta a vendere la sua macchina e dopo la discussione Julie se ne andò. Il tono e l'atteggiamento dell'uomo durante l'interrogatorio sono impassibili. Non esprime nessuna emozione alla notizia della morte di Julie. Anzi, questa notizia non lo sorprende affatto. Non avendo alcuna prova contro di lui, i detective sono costretti a rilasciarlo, nonostante non hanno dubbi che sia stato lui ad ucciderla. Dopo un paio di giorni però, Kit chiama uno dei detective, chiedendogli di vedersi a Phoenix in Arizona la mattina seguente. Quando i due si incontrano, Kit vuole costituirsi e racconta finalmente tutta la verità su quello che era accaduto. Quella sera si erano visti attorno alla mezzanotte. Julie era molto ubriaca e dopo aver consumato un rapporto intimo, la donna lo accusò di aver abusato di lei contro la sua volontà. Kit, in preda alla rabbia, le afferrò il collo con le mani e la strangolò uccidendola. Con la confessione viene finalmente arrestato, ma mancano ancora dei dettagli importanti per ricostruire la vicenda. Perché aveva usato del nastro adesivo se si era trattato di uno scatto di ira improvviso? Perché aveva tutti quei lividi sul viso? E soprattutto, perché è stata ritrovata nuda? Subito dopo l'arresto, Kit ha continuato ad essere collaborativo con le autorità ed ha chiesto di poter chiamare e avvisare i parenti prima che lo scoprissero al telegiornale. Scrive a suo fratello Brad una lettera di confessione, dove ammette di aver ucciso 8 donne a bordo del suo camion in 5 anni. Le prove ormai sono schiaccianti, anche se le autorità non sanno che siano le altre donne, e il caso passa da locale a nazionale. Vengono contattati diversi distretti di polizia situato lungo le interstatali per sapere se hanno dei casi di donne scomparse che possono ricollegare a Kit, ma dopo 3 mesi di ricerca non ricevono nessuna risposta o indizio concreto. L'avvocato difensore di Kit sa che l'uomo rischia guai seri e gli dice di aspettare e di non fare nessuna confessione. Ma l'uomo cede e a settembre del 1995 chiama un giornalista al quale racconta tutta la sua storia, confermando di essere lui il killer delle facce sorridenti. La telefonata viene ovviamente registrata e fatta circolare su tutti i telegiornali, con dettagli e particolari che neanche il suo avvocato sapeva, e così gli impone un ordine di riservatezza.
si scopre che le 8 donne sono state uccise in vari stati: Oregon, Washington, California, Florida e Wyoming. Jesperson accetta di collaborare anche con gli altri dipartimenti della polizia a patto di non ricevere la condanna per la pena di morte. La prima donna con cui venne in contatto si chiamava Lori Pentland, di 23 anni, che era stata poi ritrovata in un bosco vicino alla città di Salem. Poi c'era stata Cynthia Rox Wilcox, di 32 anni, ritrovata dietro ad un cumulo di rocce a Tarlock in California. La terza vittima si chiamava Angela Subrise, di 22 anni. Le era stata tolta la vita nello stato di Wyoming per poi abbandonarla nel Nebraska. C'era poi stata Tonya Bennett, la ragazza di cui abbiamo già parlato prima e per la quale altre due persone erano state incriminate per questo delitto e poi scarcerate. Ma perché la donna aveva denunciato il compagno e se stessa per qualcosa che non avevano fatto? La risposta è scioccante. L'uomo era molto aggressivo sia verbalmente che fisicamente con Laverne e i suoi figli. Così la donna ha cercato di allontanarlo il più possibile, facendolo passare da un assassino, sapendo che così sarebbe finalmente stata al sicuro. Si è poi addossata la colpa per essere certa che la storia risultasse solida, condannando così anche se stessa. Racconta poi di un'altra donna di cui non ricorda il nome, uccisa nel 1992 in California. Infine, la sua ultima vittima fu Julie Winningham, di 41 anni, la donna che avrebbe dovuto sposare. All'appello però mancano ancora almeno due donne di cui non ha mai parlato e che per questo rimarranno sempre come casi di scomparsa o casi irrisolti. Il modus operandi era sempre lo stesso. Avvicinava le ragazze, le faceva salire sul suo camion, intratteneva un rapporto intimo, poi le strangolava con le sue enormi mani e abbandonava i loro corpi in luoghi poco trafficati. Durante il processo, Keith Jesperson non ha provato alcun rimorso per ciò che aveva fatto. Non ha mai chiesto scusa neanche ai familiari delle vittime. Non ritiene delle persone come esseri umani, ma come dei semplici oggetti, su cui può avere l'assoluto controllo e disfarsene quando non gli servono più. Fateci sapere sotto nei commenti se conoscevate già la storia e cosa ne pensate. Vi ricordiamo inoltre di supportarci lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti, da Finestra Segreta.